Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video super richiestissimo che davvero non mi aspettavo. Dopo il video dell'agenda mi avete chiesto in tantissimi di entrare in dettaglio su due pagine dell'agenda in particolare, e una è la mia wishlist dei regali di Natale, cioè che cosa desidero io quest'anno per Natale, e l'altra la bucket list, la lista delle cose da fare quest'anno, cioè quest'anno, la lista delle cose da fare a Natale, cioè un sacco di attività, un sacco di idee da fare durante le vacanze di Natale. E sì, non me l'aspettavo, e quindi niente, oggi andiamo a parlare di queste due pagine, anzi credo che saranno due video separati. Sfondo molto poco natalizio oggi perché tutte le decorazioni sono di là. Questo è quello che c'è in camera mia adesso: gatto che dorme, computer che sta caricando il video per oggi e decorazioni di Natale varie. Voi vi dovete accontentare di guardare soltanto il mio faccione. Comunque, andiamo a parlare dei miei regali di Natale. Quest'anno i miei elettrodomestici hanno deciso di ribellarsi, ed è una cosa che mi capita ogni 3 anni circa, e ogni volta che capita io devo ricomprare tutto. Quello che mi stupisce è che non è che se ne rompono un paio l'anno, no, funziona tutto bene per 3-4 anni e poi di colpo tutto in casa smette di funzionare. E quindi nella mia wishlist quest'anno ci saranno alcuni elettrodomestici, alcuni li ho già presi perché erano necessari, tipo lavatrice e lavastoviglie che mi hanno abbandonato all'inizio dell'anno e a metà anno, quindi quelle ho dovuto prenderle immediatamente perché non potrei vivere davvero senza. Il resto sono oggetti, piccoli oggetti che mi rendono la vita più semplice. Tutto qua. Allora, finita la premessa, comincio con la mia wishlist di Natale. Allora, l'ho completata proprio qualche giorno fa. In realtà posso aggiungere altro, basta disegnare altri pacchi e aggiungo altro, ma mi sembra che ho scritto tutto quello di cui veramente ho bisogno. E quindi, cominciando dalla prima, andiamo in ordine. Ho bisogno di un contenitore per versare dentro le crocchette dei gatti. Io ho 3 gatti e un cane, così giusto per informazione, e per i gatti compro sempre i sacchettoni, quelli grandi, per non andare un giorno sì, un giorno no al supermercato a prendere il cibo, e quindi una volta aperti però tendono a, noi diciamo, diventare fiappi, non so come si dice. E quindi hanno bisogno di essere inseriti all'interno di un contenitore ermetico. Il mio l'hanno sfasciato perché lo aggrediscono proprio con tutta la violenza del mondo, e di conseguenza mi serve un altro contenitore per mantenere le crocchette dei miei gatti belle fresche. Poi la scopa a vapore. Io ho utilizzato fino a qualche mese fa il multivaporì Ariete, prodotto con cui mi sono trovata benissimo, solo che mi sono resa conto che negli ultimi mesi sono più abituata ad utilizzare le scope elettriche, sono più comode e occupano meno spazio, quindi vorrei vendere il mio multivaporì e poi rimpiazzarlo con una scopa a vapore, cioè praticamente funziona allo stesso modo, soltanto che ha la forma di una scopa invece che di un aspirapolvere, di quelli con il tubo, per capirci. Poi, telefono. Ho messo in realtà nella lista dei desideri, perché quando l'ho realizzata ancora il telefono non ce l'avevo, il mio, uno smartphone nuovo. Purtroppo quest'estate il mio iPhone mi ha completamente abbandonato da un momento all'altro, senza avviso tra l'altro, e quindi ho utilizzato fino adesso un telefono vecchio di 10 anni fa, ma non è importante, insomma, nel senso, basta che funzioni. Il problema è che non funzionava bene neanche quello, perché spesso non mi arrivavano le telefonate, e io, avendo i bimbi a scuola, ho incominciato davvero a sentire la necessità di essere rintracciabile, perché se succede qualcosa io ho bisogno di essere avvisata, insomma. Non che io senta la mancanza del telefono, perché io durante il giorno non lo uso quasi mai, sento proprio la necessità di essere reperibile in caso di necessità, quello sì, e quindi ho scritto nella mia wishlist anche un nuovo telefono, che però avete già visto nell'ultimo unboxing di Natale, e con la quale tra l'altro sto registrando adesso. E quello che ho scelto è un Oppo Reno 2Z, con la quale mi sto trovando benissimo e con la quale non sento nemmeno la mancanza di un iPhone.
perché gli tiene assolutamente testa. Detto questo, insieme a uno smartphone, io sono fissata su queste cose. Mi serve un vetro per proteggere appunto lo schermo del telefono ed una cover per proteggere in sé il telefono e quindi è d'obbligo un vetro ed una cover che ancora non ho se non quelli in dotazione con la scatola, perché questo telefono dentro la scatola aveva sia il vetro che la cover, cosa che non ho mai visto con nessun altro telefono. Poi, pigiama, è un regalo classico, è vero, però il pigiama che voglio io sono quelli belli, morbidosi, con il pelo, che vanno tanto di moda negli ultimi anni. Lo so che forse sono un po' troppo da bambini o da, non so, da ragazzi. In ogni caso, tengono un caldo pazzesco e quindi ne voglio uno anch'io, tutto qua. Tanto quando vado a dormire non mi vede nessuno, quindi insomma non ci devo andare in giro. Bottiglia termica. Allora, da quelle che io ho adesso, che sapete, ho sempre a portata di mano, una l'ho frantumata, cioè rotta, perdeva acqua da tutte le parti e quindi ho dovuto buttarla via. Mi è rimasta questa che però non tiene né il caldo né il freddo e quindi ho detto vabbè, a questo punto, dato che una si è rotta, posso rimpiazzarla con una di quelle termiche, appunto, in modo da avere l'acqua fresca tutto il giorno in estate e le mie tisane calde tutto il giorno in inverno, in modo da non andarle a scaldare ogni 3x2 nel microonde. Quindi sì, una bottiglia termica molto capiente, almeno 500 ml. Poi sono molto molto incuriosita da Alexa e Google Home, quindi mi piacerebbe provarne uno e averne appunto provare a collegare tutta la casa, renderla smart il più possibile, insomma, soprattutto per comodità, per quando siamo via con il camper, per esempio, che torniamo a casa e c'è la casa gelida, oppure per verificare o controllare che sia tutto a posto. Insomma, credo che nonostante tutto possa anche risultare utile. Se qualcuno di voi ce l'ha, ditemi come vi state trovando, se secondo voi ne vale la pena, quali sono le cose che utilizzate di più, insomma. Oltre alla cover e al vetro del telefono, mi serve anche il vetro e la cover del tablet. E quindi sì, per lo stesso motivo di quelli che vi ho detto prima. Piastra tostapane, ecco, un altro degli elettrodomestici, cioè li chiamo elettrodomestici, però in realtà era compreso anche il telefono, che non è un elettrodomestico. Questo è un altro di quei piccoli elettrodomestici che mi ha abbandonato quest'anno ed è la piastra tostapane, quella per fare i toast, solo che non è soltanto il tostapane quello che ti sputa fuori le fette di pane, ma è proprio una piastra dove dentro cucini non solo il pane, ma anche magari, che ne so, altre piccole cose, o comunque metti a scaldare, non so, brioche, robe del genere. E quindi un'altra di quelle cose che mi ha abbandonato è appunto la piastra tostapane. Un'altra cosa che vorrei è una nuova ciotola per il mio cane, perché l'ha praticamente distrutta anche lei. Lei ha il vizio di andare in giro con la sua ciotola, cioè lei mangia e quando ha finito di mangiare porta in giro la sua ciotola, quindi ha voglia, dopo un po' di tempo la ciotola si è sfrantumata, insomma. Microonde. Altro elettrodomestico che mi ha abbandonato quest'anno, devo dire che un po' ne sento la mancanza, un po' no, nel senso che non è un elettrodomestico necessario, però in alcune occasioni, soprattutto per scaldare gli avanzi di cibo del pranzo o della cena, è utilissimo, perché ogni volta altrimenti devo tirar fuori una pentola e scaldare a caso. Come si fa a scaldare la pasta nella pentola? Esiste un metodo? Perché, cioè, secondo me è non impossibile, ma boh. No, o non sono capace io, insomma. Con il microonde ficchi dentro 2 secondi ed è pronto. Schiumatore. Io amo il cappuccino con la schiuma. Quindi, boh, lo schiumatore è un piccolo accessorio inutile probabilmente anche a quello, però insomma rende la mattina un po' più carina. La scrivania. Oddio, chi mi segue sa che sto progettando questa scrivania da 2 anni. Finalmente ho deciso come la voglio. E quindi sì, per questo Natale mi piacerebbe ricevere anche la scrivania, anche se credo che dovrò aspettare ancora. Un'altra cosa che mi ha abbandonato quest'anno è la mia radiosveglia. Devo dire che dopo che ho preso il telefono non ne sento tantissimo la mancanza, perché comunque ho attivato la sveglia sul telefono. Il problema mi parte se il telefono è spento.
perché non so se esiste effettivamente un'impostazione che mi attivi la sveglia anche quando il telefono è spento o scarico, e quindi si sente una necessità della sveglia, cosa che però vorrei unire insieme ad Alexa, quindi prendere quella Alexa che ho visto è molto piccola, rotonda, che ha sia la radio che l'orologio, e quindi sì, mi piacerebbe unire le due cose e utilizzarle insieme, sempre se possibile, ovviamente. Le tende. Allora, anche qui è un anno che ci sto dietro, voglio cambiare le tende della mia cucina barra salotto, perché nella mia casa sono un'unica grande stanza da dove sulla parte dove si entra c'è la cucina e poi in fondo c'è il salotto. E quindi sì, ho utilizzato delle tende, adesso sono bianche con dei dettagli verdi, adesso le vorrei tutte bianche per renderlo, non so, un po' più elegante, un po' più pulito. E anche qui da un anno che ci sto dietro, ma non riesco, siccome le mie finestre hanno tutte dimensioni diverse, cioè dovrei farmele fare, o perché trovare delle tende uguali di diverse dimensioni, cioè tutte tende uguali, però con dimensioni diverse, non è molto semplice, a meno che non si spenda un patrimonio, che è quello appunto che vorrei evitare. Ultimo regalo che mi piacerebbe ricevere quest'anno è una sistemazione per i miei coltelli da cucina. Io ho una sorta di fobia, ma non è proprio una fobia, per i coltelli da cucina, per le lame, quelle grandi, insomma. E quindi vorrei trovare una sistemazione per i miei coltelli. E quindi non so, voi come avete sistemato i vostri coltelli di cucina? Dove li avete messi? Dove stanno? Insomma, dove li tenete? Mi piacerebbe un posto utile, però allo stesso tempo non in vista. Un posto comodo da utilizzare, aprire, chiudere, o infilare, cioè non lo so, appendere da qualche parte, in modo che sia maneggevole, utile, pratico, però preferibilmente non in vista. E ancora su questo non ho idee, quindi non so, lasciatemele voi. E niente, con questo credo di aver finito. E niente, fatemi sapere voi che cosa avete chiesto per Natale, che cosa vi piacerebbe ricevere per Natale, qual è il vostro sogno che magari sapete, cioè che vorreste ricevere, però sapete che magari quest'anno o neanche mai riceverete. E niente, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuta questa tipologia di video. O semplicemente per supportarmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!